Salve a tutti e benvenuti su Playing with Android. Oggi recensiremo un tablet dell'HP da 21 pollici, denominato Slate 21. Partiamo subito con le misure di questo 21 pollici. La larghezza misura 53 cm, 36 cm in altezza e uno spessore di 5 cm, accompagnato da altri 3 cm che sono della leva per regolare lo schermo. Inoltre abbiamo qui sul lato sinistro l'entrata SD espandibile fino a 128 GB, un'entrata USB, l'entrata cuffia e microfono. E sotto abbiamo altre due entrate USB più un'entrata Ethernet e l'entrata per l'alimentazione, che è obbligatoria visto che questo tablet non ha una batteria, purtroppo. Questo è il lato negativo. Allora, partiamo subito con lo schermo. È un Full HD, quindi diciamo che sui 21 pollici si vede molto bene. Il lato positivo di questo tablet è che ha un processore quad core Nvidia GeForce Tegra 4. Entriamo subito su AnTuTu e vediamo il risultato del test apportato. Versione 5.0, quindi la nuova, in modo che vediamo anche sia il punteggio totale che le statistiche di device, le info di device. Allora, il punteggio totale è di 35.051 e direi che è ottimo questo punteggio. Dopo andremo a capire come mai ha avuto un punteggio così alto. Allora, brand HP Slate 21, Android 4.2.2, processore quad core ARM V7. Ecco qua perché ha avuto quel punteggio alto, perché la Nvidia Tegra 4 ha aiutato molto nelle prestazioni, diciamo, del tablet in sé. Schermo Full HD 1920x1080, la RAM da 1 giga, solo che ovviamente 225 sono solo per processi iniziali del dispositivo, quindi 816 libri. Lo spazio interno dello storage è di 8 giga, anche se quelli effettivi sono 4.94, quindi raggiungiamo appena i 5 giga. Il quad core già abbiamo detto, 1.8 GHz e diciamo basta, abbiamo detto tutto. Possibilità di connessione wifi e bluetooth e nient'altro. Partiamo subito con far vedere il pezzo più bello, dai, andiamo subito sui giochi e vediamo le prestazioni che ci offre la Nvidia GeForce. Abbiamo scaricato per questo tablet GT Racing 2, sempre prodotta dalla Gameloft. Purtroppo Real Racing 3, come di solito installiamo per fare le prove, non l'abbiamo potuto installare in quanto il tablet non ha il giroscopio. Passiamo un attimo l'audio. Tra l'altro mi ero dimenticato di farvi vedere i tasti posti sulla destra per la regolazione del volume e lo spegnimento. Vabbè, poi dopo andremo a vedere. Allora, facciamo una partita di campagna giusto veloce. Ok. Dopo parleremo anche dell'audio, che è un altro punto di forza di questo tablet. Allora, tocchiamo per continuare. In questo momento userò una mano, quindi sarà molto difficile, ma giusto per darvi l'idea. Ecco, io ho impostato il lato dello schermo per girare. Vediamo che è molto fluido come gioco. Siamo a massima grafica, quindi
direi che può bastare. Ok, usciamo bruscamente dall'applicazione. Prima di continuare a fare questa recensione, volevo dire che abbiamo qui la possibilità di inserire, grazie a un USB oppure al Bluetooth, una tastiera e un mouse. Infatti io adesso questo farò, installerò subito una tastiera e un mouse, anche per facilitare la mia recensione. Ecco qua. Adesso ci comparirà anche la freccia del mouse. Ok, vi voglio far vedere l'audio, perché è uno dei punti fortissimi di questo tablet, oltre allo schermo e alla prestazione di Tegra 4. Andiamo subito con un brano. Mettiamo questo. E metterò a massimo il volume, giusto per rendere meglio. Ok. Ok. Questo era l'audio. Direi strepitoso. Non mi ricordo precisamente l'impianto da chi è installato, però adesso vedremo, perché mi interessa. Allora, eccolo qua, VTS Sound. Qui possiamo anche, abbiamo un'interfaccia per regolare l'impostazione, se vogliamo basarla più sulla musica, su un filmato o sulla voce. Quindi qui possiamo chiudere. Andiamo subito a vedere internet come si comporta. Andiamo su Chrome, facciamo www.theverge e vediamo in quanto tempo carica la pagina. Ecco qua, direi che è molto veloce, sta ancora caricando. Qui ovviamente io ho impostato la visualizzazione in desktop, perché usando il tablet ovviamente si presentano delle icone enormi. Dopo vedremo anche sul Play Store quanto è scomoda questa cosa. Invece quello che è comodo è proprio questa cosa, che sul desktop di The Verge, per esempio, in questo caso noi possiamo comunque fare il pinch in e il pinch out e regolare un po' lo schermo, tanto alla fine lui riesce sempre comunque a fare una risoluzione automatica e andare a ingrandire un po' la schermata, in modo da poter leggere meglio e entrare e vedere meglio le informazioni. Vediamo anche, senza usare diciamo il mouse ma solo le dita come un tablet, che è molto reattivo. Ecco qui, proviamo ad entrare in una notizia. Lui ritorna sempre alla impostazione, alla sua risoluzione di base, però noi comunque, come già detto, possiamo regolarla a nostro piacimento. Andiamo sul Play Store, vi voglio far vedere questa cosa scomoda che ho notato, anche perché la versione di Android ovviamente è installata su dei tablet che sono massimo 10 pollici, quindi le schermate sono, le icone sono impostate per quella grandezza. Ovviamente avendo un 21 pollici risulta abbastanza grande. Andiamo nel reparto giochi, giusto per vedere, anche se comunque già si notano questa grandezza di icone. E, vabbè, ci sono gusti e gusti, c'è a chi piace e a chi non piace. Quindi possiamo anche togliere. Andiamo su YouTube e mettiamo un film, anche se l'avevo già caricato, per non perdere tempo. Mettiamo schermo play. Break it down strip for parts. This stuff is what's gonna put you through college. Something in here needs to make this family some money. Come on, you old wreck. Judgment.
diciamo che l'esperienza video è abbastanza buona, in quanto la risoluzione si nota su un 21 pollici. Poi tra l'altro è gradevole vedere un film, e ripetiamo, con quest'audio è molto bello. Android installato purtroppo è in stock, quindi avremo soltanto le icone con lo sfondo nero e nient'altro preinstallato o quantomeno migliorato, se proprio possiamo dire così. Una cosa che volevo evidenziare, che lo schermo fatto dalla HP risulta un po' scomodo per il touch. Che cosa vuol dire? Che qui abbiamo uno spessore, o meglio un bordo, da un centimetro più o meno. E, siccome quando noi dobbiamo abbassare la tendina delle notifiche o l'altra, abbiamo sempre il problema di andare ad urtare su questo bordo, quindi ci risulta un po' più difficile attivare col touch le due tendine. Per questo con il mouse è molto più semplice, però comunque possiamo sempre stare un po' più attenti e cercare di andarlo a cogliere sul bordo proprio precisi. Qui abbiamo le impostazioni come tutti gli Android, la tendina delle impostazioni per regolare l'illuminazione e quant'altro, mentre sul lato sinistro, come abbiamo già detto, le notifiche che potremo cancellare come sui nostri smartphone. Come ultima cosa, volevo farvi vedere a questo punto, tolgo la tastiera, vi volevo far vedere il lato destro che per distrazione non vi ho fatto vedere. Eccolo qui, abbiamo qui l'accensione e lo spegnimento o lo standby del dispositivo, i tasti per l'illuminazione, e inoltre abbiamo, volevo vedere se riusciamo a mettere a fuoco, sì, abbiamo i tasti del volume, eccoli qua. Qua prima non vi ho fatto vedere bene il retro, che è questa leva che serve per regolare il desktop. Noi possiamo metterlo veramente in tantissimi modi, possiamo stenderlo, metterlo in verticale o metterlo a piacimento, tipo così come piace a me, un po' più inclinato. Il dispositivo pesa più o meno 5 kg, quindi non è molto leggero, non è neanche tanto comodo per mettere sulle gambe, almeno sul letto, diciamo, chi vuole stare un po' più comodo risulterà un po' più difficile. Diciamo che questo tablet è più indicato per alcune persone che non vogliono un PC perché il sistema operativo Windows magari risulta un po' più difficile da usare, ma che magari vogliono un tablet molto grande al quale molte funzioni sono più semplici da fare rispetto a un PC. Qui ovviamente abbiamo sempre la possibilità di andare su Facebook, scaricare le applicazioni gratis e diciamo tutte le altre cose che si fanno anche sugli smartphone, solo che è un po' più grande e quindi abbiamo anche la possibilità di mettere la tastiera e il mouse, che risulta molto comoda questa cosa. Volevo ricordarvi che io questo tablet l'ho messo in vendita, in quanto non è mio, è di un mio amico, quindi gli sto facendo solo la recensione, e potete trovarlo sul sito dell'HP al prezzo di 399 euro, e io invece lo vendo a 320 euro, ed è usato da 2 mesi più o meno, solo che ha giusto due ammaccature, se così vogliamo chiamarle, proprio legge lievi qui e, se non mi sbaglio, un'altra qui sul lato destro, ma sono proprio invisibili, vi dico la verità. L'ho detto giusto perché se qualcuno è magari interessato mi risponde giù al commento e magari possiamo mi contatta in email, per email, oppure contatto io a lui e vediamo un po' di trovare un accordo. L'ultima cosa, questa è la telecamera da 2 è una fotocamera da 2 megapixel,
per le videochiamate o un selfie fatto da un desktop abbastanza grande e nient'altro. Per il resto vi saluto e vi ringrazio tutti per la visione.